favoloso, è favoloso, ma come si fa? Io voglio andare indietro nel tempo e adesso ci andremo con una delle case automobilistiche più importanti della nazione. Passato, presente e futuro dell'Alfa Romeo, ecco la macchina del tempo. Così si chiama il museo dello storico marchio di Arese. Al suo interno si trovano auto entrate nella leggenda, come la 6C 1750 Grand Sport di Tazio Nuvolari, oppure l'Alfetta 159 di Fangio, campione del mondo di Formula 1. Ma ci sono anche un centro di documentazione con filmati e materiali di ogni tipo, un bookshop e una pista prove. Per giorni e orari di apertura si può consultare la pagina web www.museoalfaromeo.com. Avete capito? Allora andiamo, andiamo con l'Alfa. Adesso vi porto a scoprire degli eventi nella Napoli sotterranea, nell'intimo di una delle città più belle d'Italia. A Napoli, a 40 metri di profondità sotto le vivaci vie del centro storico, c'è un mondo a parte. Si tratta di grotte utilizzate fin dall'antichità. Visitarle significa compiere un viaggio nel tempo, dalle prime testimonianze greche alla Seconda Guerra Mondiale, quando i cunicoli vennero usati come rifugi antiaerei. Molte di queste cavità non sono oggi raggiungibili, altre invece si possono percorrere. Del loro recupero e della loro valorizzazione si occupa l'associazione Napoli Sotterranea. E ma che aspettiamo, vuoi più? Andiamo a vedere. I cinesi pensavano di avere solo loro la loro grande muraglia, invece no, perché vi facciamo scoprire la grande muraglia piemontese che si trova a Fenestrelle. Ecco la fortezza di Fenestrelle vicino a Torino, un vero e proprio gigante armato. Costruita tra il XVIII e il XIX secolo, è stata utilizzata come struttura militare ma anche come prigione. Dopo essere stata abbandonata dall'esercito, nel 1947 era stata praticamente dimenticata. Dal 1990 poi, grazie all'impegno dei volontari dell'associazione Progetto San Carlo Onlus, è stata pian piano riportata all'antico splendore e si può visitare. Allora andare anche noi e cinesi a visitare grande muraglia piemontese. Per oggi è tutto. Alla prossima edizione di Travel News 24.